4-1 per il Borgia contro un Pianopoli che si presentava come una delle squadre più forti, diciamo, di questo girone C di prima categoria. Un 4-1 che è maturato quasi tutto nel primo tempo. Prima il rigore di Velio Passafaro, poi i gol degli altri suoi compagni. Appunto, siamo con il centravanti del Borgia, una vittoria netta, forse proprio al di là delle aspettative che potevate avere oggi. Sì, sapevamo di incontrare una grande squadra messa bene in campo, però noi l'avevamo preparata bene in settimana e siamo scesi in campo con la cattiveria giusta per vincere e portare a casa 3 punti. Un girone di andata alla fine che vi soddisfa perché è arrivato a 24 punti, quindi una buona posizione in classifica, siete quasi a ridosso dei playoff. Sì, ma noi pensiamo partita dopo partita, adesso c'è la vigor, dobbiamo pensare alla vigor, poi quello che viene in più meglio per noi. A detta degli informati tu sei, diciamo, il gioiellino del Borgia, come mai hai scelto di rimanere sempre qui e non hai pensato di fare una carriera, diciamo, da un'altra parte? Perché sicuramente forse sono un giocatore di prima categoria, meritavo di più. Non lo so, questo qua lo sanno altre persone, però adesso sono a Borgia e penso solo di fare bene con il Borgia, poi vediamo. No, io so che tu sei di categoria superiore, so che molte squadre ti hanno chiesto. Comunque, Velio, un girone di ritorno che sperate di proseguire sulla stessa striscia. Certo che la vittoria di oggi vi fa ben sperare. Sì, c'è un girone di ritorno, già da domenica incontriamo una grande squadra come la Vigor, con un grande allenatore. Però noi, come ho detto prima, pensiamo partita dopo partita e poi vediamo. Mister Scerbo, una partita, diciamo, che si è messa male già nel primo tempo con il calcio di rigore, poi forse non siete stati capaci di reagire alla superiorità del Borgia. Diciamo che siamo stati ingenui e comunque ha vinto la squadra che voleva vincere oggi. Noi siamo entrati in campo, sarà che le feste ci hanno un po' frastornato, non ci siamo allenati granché. Quindi alla fine è giusto, loro ci credevano di più, vincevano più in contrasti, giocavano meglio, giocavano di più a pallone, noi eravamo sempre secondi, quindi abbiamo avuto 15 minuti di... siamo andati in bambola, abbiamo sofferto. Loro lì davanti sono forti, non sono io a scoprirli, quindi ci hanno colpito subito e anche in altre occasioni potevano fare anche altri gol, quindi è giusto così. Un Pianopoli, diciamo, che in questo girone di andata è stato un po' dai due volte, ha avuto grandi momenti in cui ha brillato, ha avuto posizioni di classifica migliori, adesso ogni tanto sbanda, come mai? Veniamo dall'anno passato che abbiamo stravinto il campionato di seconda e il livello in prima è diverso. Si trovano giocatori che comunque potrebbero giocare in categorie anche superiori, che però per scelta giocano in prima. E abbiamo 22 punti e siamo relativamente tranquilli, quindi qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Stiamo puntando, senza ragazzi stipendiati, a puntare solo su gente di Pianopoli e magari di paesini vicini, quindi c'è tanto da crescere. Quando si incontrano squadre come il Borgia, che ormai è una prima categoria costante, e c'è tanto da imparare, perché comunque se noi giochiamo a ritmi inferiori ci fanno 4 gol, se gli altri, visto che comunque sono abituati a giocare in alcune categorie e giocano a ritmi inferiori, comunque hanno gente di qualità che può fare la differenza.